tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi vado a mostrarvi ragazzi la nuova tenda che ho preso su Amazon. Vi ricordo il link in descrizione. E prima di mostrarvi tutto quanto ragazzi, vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto. E ad esempio ragazzi, se volete questi tipi di maglietta così, no, tipo la prima giù così, ragazzi, c'è in descrizione, oltre al link della tenda, c'è anche il link ragazzi dello store delle magliette tipo questo. Quindi adesso vado ad unboxare questa tenda e via. Tenda ragazzi che userò per i prossimi viaggi, penso che sarà la tenda definitiva. Dopo varie che ho provato, questa dovrebbe essere appunto la definitiva. Nel pacchetto ragazzi vi arriva la tenda, molto leggera, come vedete molto compatta. Oltre la tenda c'è, vi mandano anche il sottotenda. Questa tenda ragazzi marca Naturike, quindi una buona marca. Andiamo ad aprire per vedere cosa troviamo dentro. E dentro abbiamo questo laccio che tiene unita la tenda, quindi telo interno, telo esterno e paleria e picchetti ragazzi. Inoltre, come vi dicevo prima, abbiamo un bel sottotenda, quindi innanzitutto si va a provare a vedere com'è questa tenda ragazzi. Quindi prendiamo il nostro sottotenda, che dovrebbe essere comunque della misura esatta della tenda. Ecco, oggi non starò qua a picchettare tutto perché io solitamente non picchetto. Quindi abbiamo il nostro sottotenda e voilà, andiamo a prendere la nostra camera, ok, che ha la forma appunto uguale. Qua poi si andrà a picchettare, io non picchetto per velocità, comunque c'è da picchettare. Arrivati a questo punto ragazzi, prendiamo la paleria, che dovrebbe essere una paleria unica, solo un palo. Esatto, abbiamo solo un palo con la deviazione, diciamo, ok, quindi sistema molto veloce e autoportante ragazzi, autoportante. Allora, quindi questo dovrebbe andare di là, questo che è singolo va di qua. Quindi andiamo a prendere gli occhielli della tenda, della camera e del sottotenda tutti insieme, andiamo a inserirci i nostri pali, la nostra paleria. Come vedete ragazzi, velocissima, ok, non faccio neanche tagli, così da vedere che è molto veloce. Tac. Dovrebbe essere anche abbastanza comoda. Comunque questa qua è una tenda monoposto, c'è anche da due posti, quindi ancora più comoda e non dovrebbe neanche essere molto più pesante. Però andiamo appunto a attaccare
la nostra Valeria. Forse il sistema di fissaggio non è molto semplice. Qua si può staccare, no? Bisogna solo capire il... Ah, così, ok, perfetto. Ok, ok, abbiamo capito, no? Tac, si mette così e si ruota. Per così. Perfetto. Sì, sì, velocissima, ragazzi. È velocissima questa tenda da montare. Quindi andiamo... Tac, così, veloce, veloce. Ok. Andiamo poi. Io direi che una picchettata qua in fondo gliela diamo, perché se no non viene fuori bene. Vediamo i picchetti, bei picchetti, ragazzi, che bei picchetti. Di solito non li mandano così belli con le tende, sono proprio belli. Eccoli qua i picchetti, ragazzi. No, no, sono per me di buona fattura. Ok, andiamo ad andare a allargare qua la, quello che è la tenda, e picchettare un po' qua, tipo così, un po' più grande. Io direi di andare a picchettare anche i lati. Ecco, non è grandissima, ma a confronto, ma è molto veloce uno da montare, quindi, e a confronto della minima SL, quello che avevo comprato all'inizio è molto ma molto più alta, quindi dovrebbe essere anche più comoda. Quindi adesso andiamo a vedere qua. Ok. Così ve la faccio vedere giusta, ragazzi, anche con i picchetti. Però in teoria vedi che c'è già tutto. Ok, questa va, ok, perfetto. Dovrebbe essere abbastanza semplice da fare. Quindi lì c'è la porta. E qua dietro ok, andiamo a attaccare anche il davanti. Ha delle clip davanti, quindi sia davanti che dietro, quindi, e anche sui lati in teoria, vedete qua ha delle clip. Eccoci, ragazzi, tenda montata. Mi sa che si sono cancellate un po' di clip. Comunque la tenda è questa, molto molto spaziosa per una persona, ragazzi. È per una persona, però è bella capiente, almeno da come sembra. Sicuramente in due non ci sta, però è, diciamo, da una persona capiente. Ecco, andiamo dentro a vederla. Vedete, diciamo che l'ingresso è molto ampio, quindi ci sta. E anche la parte esterna, il pre-ingresso, diciamo che è abbastanza ben protetto. Comunque ci possono stare un po' di cose, ad esempio scarponi, qualche borsa e tutto.
penso che anche all'interno ci si possa mettere qualcosina, non più di tanto, ma qualcosina penso che ci possa andare. Comunque, quello che serviva a me era una tenda da una persona con la possibilità di sedersi anche dentro per avere la possibilità di girarsi, cambiarsi e tutto. E questa devo dire che penso sia la soluzione ideale. Comunque ragazzi, facile da montare perché ci si impiega davvero poco e visto che è anche una paleria singola, il telo è molto semplice da mettere, ecco l'unica accortezza da mettere questa clip qua, da attaccarla alla camera interna per avere comunque un po' la camera staccata, se no avete tutto attaccato e non andrebbe tanto bene, e per avere anche la camera un po' più larga. E niente, questo è tutto, vi lascio il link in descrizione se vi interessa, c'è anche la versione a due posti un po' più grande. Diciamo che per viaggiare in moto singolarmente e tutto, questa qua per me potrebbe essere la svolta, per la tenda definitiva, che visto a differenza dell'SL minima che avevo preso dalla Natura Hike, questa è molto ma molto più grande e comunque ha peso ugualmente contenuto anche questa come quella. Comunque, come avete visto, arriva anche sotto tenda e devo dire che non è neanche cara a livello di prezzo, siamo sui 130 più o meno, dipende anche dalle offerte di Amazon, quindi ragazzi io ve la consiglio. Adesso andrò a smontarla, a rimpacchettarla e noi ci vediamo per il prossimo video. Grazie di avermi seguito, io vi ricordo di iscrivervi al canale ancora una volta e niente, seguitemi per i nostri prossimi viaggi che penso che la vedranno protagonista. Quindi grazie ancora e alla prossima, ciao ciao!